come la ricordavo nelle figurine Panini, nel lontano, non so, nella fine anni 50, primi anni 60, ma dell'Ecco era in Serie A. E mi ricordo che mi mancavano due giocatori dell'Ecco e non riuscivo mai a concludere l'album e mi battevano sempre gli altri amici. Quindi sto Lecco, però mi piaceva la maglia all'epoca, lo ricordo molto bene. No, non conosco Lecco, quindi anche se di sera, di notte, però ecco, questa accoglienza così affettuosa è già molto importante per me. Dicevo, sono voluto venire perché secondo me voi avete fatto un atto di grande coraggio e un atto non solo culturale ma anche sociale molto molto importante, perché mantenere in piedi una sala, anzi addirittura spenderci dei soldi, convertirla al digitale, che non sono cose molto semplici, perché la fruizione del cinema va cambiando, la pellicola non ci sarà più, noi dal prossimo anno gireremo tutti quanti con il digitale, quindi le sale si devono adeguare e tutto questo chiaramente richiede uno sforzo enorme. Beh, che voi ecco, abbiate fatto questo sforzo è molto importante, perché io sono uno tra i primi nel mio campo che si sta molto battendo in questo momento per fermare la chiusura delle sale del centro storico, delle grandi città e anche delle piccole città. Ci sono dei cinema che rappresentano veramente un pezzo di memoria, sono pieni di ricordi, ma sono delle biblioteche dell'immagine in qualche modo, dei templi dell'immagine, più che biblioteca, dei templi dell'immagine importanti, che sono luogo alla fine di condivisione, no? Di un film. Perdere il film nella condivisione e relegarlo soltanto al computer va bene tutto, però la morte della sala è una sconfitta secondo me un po' dello stare insieme, quindi è un avanzare verso la solitudine. Quindi capisco benissimo chi si vuol divertire, anch'io qualche volta per motivi di lavoro o anche perché mi trovo in viaggio o sto così. Giustamente anch'io mi metto un DVD nel computer, però vederlo in sala, sentirlo con gli umori e partecipare nel silenzio o nelle risate o nel dramma o nel sorriso insieme ad altri, e questo va in controtendenza con una società che invece tende sempre a farci relegare un po' nella solitudine, alla nostra scrivania e del nostro computer. Quindi io sono venuto e per ringraziarvi di questo dell'invito, ma anche per l'atto di coraggio che avete avuto. Noi autori dobbiamo fare del nostro meglio per aumentare questa qualità e nella commedia, e chi fa il cinema d'autore è più difficile in quello. Quindi anche noi abbiamo una grossissima responsabilità, ma una grossa responsabilità ce l'hanno anche i comuni e le province, perché ci sono dei cinema, come per esempio a Roma, dei cinema storici, importanti, dove hanno recitato dei grandi attori, che hanno una storia, perché prima cinematografica aveva una grande storia teatrale, che vanno in chiusura e diventeranno dei discount. Cioè, questo è veramente questo cambio di destinazione d'uso, è una cosa veramente da evitare, perché veramente è uno sfregio un po' alla memoria storica, è uno sfregio anche a un'abitudine, soprattutto con un certo pubblico che può andare al cinema di giorno feriale, un pubblico, ci sono anche dei giovani che ci vanno al primo spettacolo, ma soprattutto un pubblico di mezza età, un pubblico anziano, che poi è quello che sostiene il cinema d'autore, poi, francamente. Si trova smarrito questo tipo di pubblico, quindi che comuni e province in qualche modo, per alcuni cinema che sono stati veramente importanti dal punto di vista storico, facciano qualcosa, devono fare qualcosa loro. Si tratta di salvaguardare la memoria e anche una tradizione, perché sennò veramente, non lo so, resteremo, questi anni resteranno come gli anni dei centri commerciali. Ma che anni sono? Che cos'è? Non c'è niente di valido, è tutto basato sul consumismo liquido, come dice il grande Bauman. Comunque non è che voglio farvi adesso una lezione su come le cose, perché sennò rischio di diventare noioso. Questo per dirvi complimenti, avete anche digitalizzato, l'avete resa moderna, quindi
magari ce ne fosse, arrivo a dire magari ce ne fossero a Roma 5, 6, 7 di monosale così. È difficile trovarle pure a Roma, è difficile trovarle anche a Milano, non è uno scherzo, non è uno scherzo. E quindi andate avanti così, io da parte mia porterò la testimonianza di questa bella cosa che avete fatto, con passione, anche con sforzi economici, indubbiamente, però avete fatto un qualcosa di veramente di grossa qualità. E poi sono particolarmente contento perché questa sera date un mio film, che è Posti in piedi in paradiso, il film per il quale mi sono mosso per l'Europa in queste ultime 2-3 settimane. E qualcuno l'avrà visto, molti non l'avranno visto, speriamo che siano più quelli che non l'hanno visto, perlomeno stasera lo potranno vedere. E proprio per agganciarmi al discorso di prima, Posti in piedi in paradiso è un film che tratta di un argomento che sembrerebbe un argomento assolutamente drammatico, perché è la crisi di tre uomini che hanno problemi chiaramente economici, non riescono ad arrivare al 20 del mese, hanno problemi con la famiglia, chi è separato, chi è divorziato, sono ridotti anche un po' alla miseria per gli alimenti che devono dare alla moglie, ai figli, eccetera. Quindi è una storia tragicomica dove però fotografo un momento molto attuale della società, un momento molto molto attuale, in cui faccio convivere in un unico appartamento tre uomini completamente diversi caratterialmente e anagraficamente l'uno dall'altro, e vediamo così di raccontare le loro vicende. Però non è un film fine a se stesso, una commedia fine a se stesso, una commedia che ha dei momenti anche di drammaticità. Però ecco, qua è l'abilità dello sceneggiatore, quella di sapere coniugare il dramma e trovare nel dramma anche dei lati ironici, con buon gusto, con buon senso, con equilibrio, e infilarli dentro una commedia. Io spero di esserci riuscito. Il Nastro d'Argento che mi hanno dato a Taormina per questo film come miglior commedia dell'anno mi ha molto lusingato, mi ha fatto capire che stavo sulla strada giusta. Ecco, io credo che fino a quando continuerò a fare, non so ancora per quanto, perché poi alla fine mi fermerò, farò soltanto l'attore o soltanto il regista, ma questo doppio ruolo forse ancora per due film, tre film, non lo so ancora, però vorrei sempre guardare la realtà che ho davanti e cercare di raccontare un elemento che testimoni proprio il periodo che stiamo vivendo. Questo deve essere il compito della commedia, il compito deve essere di fotografare, di analizzare, di registrare un momento preciso della nostra storia, del nostro costume, del nostro linguaggio, del nostro atteggiamento, con le nostre superficialità, con le nostre miserie, con i nostri divertimenti, però anche con la nostra umanità in qualche modo. Questo film non è un film che vuole essere negativo, anche se tratta di argomenti molto molto duri. Questo è un film che alla fine ripone molte, molte speranze nei giovani, non ve lo dico ma lo capirete dalle immagini finali di ciascuno, non è episodi, ma delle storie di ciascuno dei tre personaggi. Quindi io un po' di ottimismo ce l'ho voluto mettere perché credo nei giovani, credo che anche se in questo momento stanno attraversando un momento veramente molto complicato, molto difficile dal punto di vista del lavoro, di un futuro che non rappresenta più una speranza ma quasi una minaccia addirittura, quindi molti sono costretti ad andare fuori a fare dei master per aver cercato di avere dei punti in più, addirittura per andare a cercare dei lavori proprio semplici al di fuori, perché qua non ce ne sono, in paesi dove c'è meno crisi.